tutti noi. Enrico appartiene a quelle persone e è come se ne conoscessi da sempre. È vero, Enrico dà quella luce, quella genuinità che fa sì che è come se fosse un vecchio amico, anche conoscendoci da qualche anno. E io lo ringrazio per l'onore che ha fatto a me e a tutti noi che abbiamo questo tipo di ideale, di ideologia. Allora, ho sentito tante belle parole, per esempio il giudice Vitale che ha parlato di tradizione. Come distruggere un popolo? Come distruggere una comunità? Siamo ormai nell'Ottocento, alla fine del Settecento, nell'epoca della rivoluzione industriale, nell'epoca del globalismo, ed ecco, bisognava distruggere quelle comunità, quegli stati che andavano avanti in nome di Dio. L'anziano regime era quel tipo di istituzione che andava avanti con il Vangelo e con principi cristiani in mano. Ma ecco, come sempre il nostro Enrico ci ha fatto notare, la vera rivoluzione inizia con Cromwell, come ha sempre detto il professore Pulì, come mi ha fatto notare un'altra volta il nostro Enrico. La rivoluzione se la fanno gli inglesi a metà del 600, quando distruggono il re cattolico e mettono il figlio ricattato e minacciato Carlo II, che doveva stare dalla parte della globalizzazione, dalla parte della nobiltà, e dovevano mettere il burattino che si prendeva gli insulti del popolo, che era ormai il re massonico, era il re di ideologie liberali. Vabbè, non andiamo così lontano. Per distruggere una comunità, come nel 1852 disse Alexis de Tocqueville, una cosa che io dico sempre, ormai erano pochi anni, erano appena 50 anni che le ideologie, tra virgolette, della rivoluzione massonico-liberale francese stava prendendo piede in tutta Europa, e quindi si andava a scontrare ancora con quei paesi in cui la tradizione, come ha detto in modo magnifico il nostro giudice Eduardo Vitale, doveva essere distrutta, perché la tradizione, la conoscenza della propria storia ti faceva forte e ti fa forte. Quindi per mettere in ginocchio uno Stato, per mettere in ginocchio un'ideologia, gli devi rompere, rovinare o far dimenticare la propria storia. E la tattica scientifica che fu usata dai liberal massoni fu quella che disse benissimo in parole chiare Alexis de Tocqueville, ministro degli esteri della Seconda Repubblica Francese, con l'ancora non Napoleone III, ancora capo di gabinetto dell'imperatore, dopo il suo viaggio in America a studiare la democrazia, la piramide colloquio americana, disse: adesso che abbiamo avuto le democrazie e i parlamenti, i falsi parlamenti, per mantenere in piedi queste democrazie, queste vigenti democrazie, bisogna togliere dalle scuole l'insegnamento della storia e delle materie umanistiche, perché esse, se rese asse portante delle istituzioni formative, rischieranno di creare cittadini scomodi alle vigenti democrazie, alle nuove democrazie, e non consoli alla produzione industriale che la perfida Unione stava cominciando a divulgare in tutto il mondo, a scapito della storia, della identità, della tradizione dei popoli, in nome di questo ideale astratto che era il profitto. Quindi l'uomo non più al centro dell'universo, bensì questo ideale mazziniano, perfido, malvagio, satanico, che si chiamava profitto. Quindi l'uomo non più al centro dell'universo, bensì l'uomo al servizio del profitto. Quindi i nuovi schiavi
Quindi ecco che la storia, e finisco, ha quattro livelli di interpretazione. Il primo, quello statutario, che si fa nelle scuole. Garibaldi ha fatto la rivoluzione con 1000 persone. Il secondo livello di storia, quello che facciamo noi. Ma veramente Garibaldi venne a Napoli con 1000 persone o erano 40.000? Ma è vero che poi mise nelle istituzioni della Guardia Nazionale i camorristi, quindi ecco che il vigente Stato italiano è nato con un patto Stato-mafia. E allora non è una cosa recente. E quindi la conoscenza della storia fa sì che questi patti Stato-mafia sono nati ben 160 anni fa e non ci lamentiamo se oggi le cose non vanno come vogliamo, perché in pratica la radice marcia che ha prodotto le foglie marce è nata in quegli anni. Poi ci sta il terzo livello della storia, che è quello là filosofico. Queste ideologie che hanno mosso questi personaggi, Mazzini, notoriamente personaggio discutibile, personaggio che aveva il suo extraterrestre, aveva un'entità malvagia a cui lui si riferiva e prendeva ordini e si nutriva del suo dolore e del dolore del popolo. E poi abbiamo il quarto studio della storia, che è quello là esoterico. Tanto è vero che noi sappiamo che Garibaldi a Caprera parlava con le farfalle, si interessava di mente psicosi e parlava con gli alberi. Lo stesso Mazzini aveva il suo extraterrestre e lo stesso Cavour, in modo giornaliero, aveva le sue consultazioni con maghe e personaggi occulti. Quindi ecco che questo dolore che loro hanno provocato nella dispersione della diaspora del popolo napoletano creava quelle vibrazioni malvagie che mettevano questi personaggi in comunione con l'entità malefica da cui loro prendono ordini. E allora, grazie alla conoscenza della storia, finisco, bisogna capire le radici marce, individuare quali sono le radici marce della nostra società che hanno prodotto le foglie marce che oggi purtroppo ci hanno portato a questa società tendente al nichilismo, tendente alla distruzione dei valori, che sicuramente non porterà a nulla di buono. Vi ringrazio.